Quando io dicevo, allora, costruire un corpo per questo vestito della legge 53, che è la legge che qualifica l'artigiano come maestro artigiano e la bottega come bottega scuola. Però chiaramente hanno fatto un vestito ma non ci hanno messo un corpo dentro, non hanno fatto un regolamento, non hanno fatto un'applicazione semplificata. Questo deve fare l'associazione, deve chiarire agli associati perché fanno questo lavoro, perché si devono associare, perché si devono affidare all'associazione per poi risolvere i loro problemi, perché in realtà è questo: bisogna risolvere i problemi, far emergere i bisogni per poi risolverli. Questa è la nostra funzione. Firenze è grande, è riconosciuta in tutto il mondo perché le cose che ha sono state costruite dagli artigiani, le chiese, i monumenti, gli affreschi, i quadri, le statue, sono stati fatti da più generazioni di artigiani che hanno interpretato il proprio contemporaneo e l'hanno reso bello, e questo bello ci rende famosi in tutto il mondo, per cui abbiamo il dovere di portare avanti questa missione, che è la missione dell'artigianato. L'artigianato rende felici le persone, questo sempre.